In New Order con Blue Monday, perché oggi è il Blue Monday, il 15 gennaio è il Blue Monday. Pensate, nasce nel 2005 questa idea da uno psicologo, Cliff Arnold, secondo Cliff, dice che il terzo lunedì gennaio sarebbe il più triste dell'anno. Perché? Beh, una serie di elementi. Prima di tutto il meteo, quasi sempre non è che si sta, cioè, fa caldo, cioè, quasi tutto il mondo, cioè nel mondo nostro qua sopra, fa abbastanza freddo, quindi offre spesso giornate di brutto tempo e anche corte, tra parentesi. E poi un'altra cosa a cui non avevo fatto riferimento, ma che è il fatto di uscire dalle feste, quindi dall'euforia delle feste l'euforia viene a calare, ma soprattutto la passività finanziaria, cioè siamo senza soldi perché abbiamo sperperati durante le feste, e quindi ecco il perché del Blue Monday, il terzo lunedì di ogni gennaio, no? Il 15 gennaio appunto, in questo caso quest'anno, così a naso il prossimo sarà il 17, credo, non so, non sono bravo a fare i conti. Comunque è passato un weekend, io sono andato a vedere l'Olimpia Milano, bellissimo, ringrazio anzi l'Olimpia per l'ottimo risultato, abbiamo vinto di un punto all'ultimo secondo, vai. Comunque, ma invece sabato era il momento del concerto di Massimo Pericolo, e sapete che la nostra Viola era in pole position per andare al concerto di Massimo Pericolo, la nostra Viola, la nostra producer di Good Morning Milano. Viola, come è andato il concerto? Allora, intanto ciao a tutti, buongiorno. No, al concerto non ci sono andata alla fine. Ma come ci sei andata? No, non ci sono andata. Noi perché abbiamo migliaia di ascoltatori che aspettavano il tuo. Mi dispiace deludere tutti, ma purtroppo, come avevo detto, dovevo scoccare. Sì, esatto. Ecco. Però questo mio amico che lavora lì con l'impalcatura, niente, organizza, non li ha trovati. Cioè con non l'impalcatura, cioè i palchi per lei sono fatti di impalcatura, vabbè, ok? Sì, vabbè, non li ha trovati. Ah, quindi niente. Quindi non ci sono andata, però deve essere stato un concerto bellissimo. Così, un sacco di video. No, vi sono un sacco di video, okay. Un sacco di ospiti. Chi c'era? Gli ospiti che conosco. Non vuol dire nomi a caso. Ah, no, questo so chi è. Amy Schill. No, li conosco, sì, cavolo. Sì, sì, sì. Sì, c'era tanto quel film di Milano. Bravo. E quindi non l'abbiamo visto. Niente, quindi tutti voi che eravate in ascolto, che stavate aspettando il resoconto di Viola sul concerto di sabato di Massimo Pericolo, niente. Guarda, è arrivato un WhatsApp in questo istante, adesso lo vado a prendere. È arrivato un WhatsApp in questo istante da Marilena, che dice: no, Viola, ma come? Noi aspettavamo questo momento. Ecco, c'è scritto Marilena al 331-7853-555. Anzi, saluto anche Alberto, che ci ha scritto anche lui: buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, riavvolgiamo il nastro e cominciamo questa nuova settimana. Mi piace sempre, perché Alberto è poetico nei suoi messaggi, ma soprattutto scrive: questa mattina ho particolarmente sonno. A chi lo dici, caro Alberto, visto che adesso ho controllato e questo messaggio ti hai mandato mezz'ora fa e io non l'ho letto adesso, quindi pensa quanto sono addormentato anch'io. Comunque niente, Marilena, invece Viola ci ha deluso così. No, povera, no. Viola, dai, cioè non è colpa sua. Perdonatemi, vi prego. Non è colpa sua. Tu avrei voluto tanto andare. Tu dici, la prossima volta Crystal Radio, datemi i biglietti per andare, giusto? Esatto. Ecco, infatti, no, io non c'entro niente, no, vale. Troveremo il modo di far andare la povera Viola a un concerto. Adesso troviamo qualcuno di sfigato da come andare. No, scherzo, troviamo qualcuno. Va bene, comunque grazie Viola del resoconto del tuo concerto, e quindi adesso andiamo avanti giustamente con la musica, e chi se non appunto Massimo Pericolo con Le cose cambiano.